Oggi a Nos TV parleremo dell'evento Io lo vedo il tuo infinito a Portoguaro, dei risarcimenti per il comune di San Donà di Piave e sarà con noi in studio Annalisa Arduini. Questo e molto altro a Nos TV. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Nos TV. I comuni del Portoguarese, il Tribunale di Pordenone, la Camera degli Avvocati di Portoguaro e l'Associazione ADS Rete di Solidarietà hanno sottoscritto nei giorni scorsi la nuova convenzione per la gestione dello sportello per l'amministratore di sostegno. Sentiamo il servizio. Fino al 2021 verrà data continuità alle attività dello sportello per l'amministratore di sostegno collocato in Piazza Castello 1 a Portoguaro. I comuni del Portoguarese, il Tribunale di Pordenone, la Camera degli Avvocati di Portoguaro e l'Associazione ADS Rete di Solidarietà hanno infatti sottoscritto la nuova convenzione per la gestione dello sportello, finalizzato a sostenere le persone che necessitano di un amministratore di sostegno e le loro famiglie, fornendo gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza, sia nella predisposizione delle istanze di nomina di un amministratore di sostegno che nella gestione delle amministrazioni attivate. L'attività è in continua crescita. Nel 2018 i rendiconti degli amministratori di sostegno sono stati 450, ad ottobre 2019 si è toccato quota 525. La spesa per il mantenimento dello sportello è stata quantificata in 25.000 euro per ciascuna annualità e sarà sostenuta dai comuni aderenti. Per l'anno 2019 l'importo è ridotto a 10.000 euro grazie a dei contributi concessi dalla Regione. Oggi alle 13 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pordelio a Cavallino Treporti per una voragine che ha inghiottito l'intera carreggiata per un tratto di circa 10 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale e personale tecnico del comune. Ieri, presso i mulini di Portoguaro, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Nadia Frasson si è esibita nella performance Io lo vedo il tuo infinito. Ascoltiamo l'intervista. Che cosa vi ha portato qui? Cosa ci ha portato qui? Allora, a me mi ha portato qui la Nadia, presentandomi un progetto fantastico in cui noi avevamo la possibilità di interpretare la giornata del 25 novembre. E quindi in questo posto ci troviamo innanzitutto per questo motivo. Per questo e soprattutto perché io non perdo occasione di parlare di questo tema difficilissimo da affrontare anche dal punto di vista artistico, senza per non cadere nella retorica, ma soprattutto vuole essere un messaggio di speranza questo infinito su cui noi abbiamo ballato, che ho costruito. Sì. Dobbiamo imparare a pensare che come sono infinite le giornate che passiamo nel dolore, possono essere infinite le giornate che abbiamo davanti se riusciamo a superare e a fare il primo passo verso la richiesta di aiuto, per procedere verso il cambiamento. Sì, non è sempre facile, ma questo limite dell'infinito è anche per me proprio il limite tra quella che è la possibilità di assaggiare il proprio infinito e quello che è anche l'abisso, perché se su questo binario così che non si vede, noi comunque siamo sempre in bilico ed è nostra responsabilità capire da che parte andare a volte, no? Esatto, sì, assumerci la responsabilità. Esatto, sì. Con l'aiuto anche di altri, magari, certo, perché no? Di cambiare. Sì, di sì. Camminare sull'orlo, ma anche di fare un passo verso il centro, verso il solido, verso la terraferma, verso la sicurezza. Sì. Esatto. Ci spostiamo ora a Caorle, nel quartiere di Falconera, dove il comune ha notificato 3 ordinanze di demolizione a 3 residenti perché i loro immobili risultano costruiti su area demaniale. A ricevere la notifica sono stati gli unici proprietari di fabbricati per i quali non sono state avviate le pratiche di condono. I residenti di Falconera cominciano comunque a sentirsi accerchiati dalla burocrazia, visto che in questi giorni sono partiti i processi ai residenti di Via dei Casoni, ai quali la Procura di Pordenone contesta l'occupazione abusiva di area demaniale in quanto le loro case sono edificate su un'area che formalmente è ancora demaniale, ma che, secondo la tesi dei residenti e dello stesso comune di Caorle, ha da tempo perduto i caratteri distintivi del patrimonio demaniale.
Al comune di San Donà di Piave arrivano i primi rimborsi a seguito dei gravi danni causati dalla famigerata tempesta Vaia dell'ottobre dello scorso anno. In municipio è stato firmato l'atto di quietanza tra il comune e la società Unipol SAI per il risarcimento dei danni subiti nel territorio sandonatese al patrimonio pubblico. Il rimborso è di un totale di 265.200 euro, di questi 202.000 sono per il rifacimento del pontile di attracco sul Piave sotto il ponte della Vittoria, 48.000 per altri danni nell'area golenale e 15.200 per il danneggiamento di fabbricati. Il lavoro sul pontile è il rimborso più importante in merito alla tempesta. Il progetto per il rifacimento con la sistemazione della sponda, gli adeguamenti alla struttura e l'ancoraggio ammonta a 685.000 euro. Su questo si sta impegnando anche la Regione. Sempre più vicina la realizzazione del nuovo polo intermodale della città di San Donà di Piave, il Comune ha raggiunto l'accordo con Azir. Sentiamo di cosa si tratta. Dopo una lunga e complessa trattativa durata diversi mesi, l'amministrazione comunale di San Donà di Piave ha finalmente ottenuto la cessione dell'area parcheggio da parte di Azir in funzione del progetto del nuovo polo intermodale della città. Si tratta di un ulteriore tassello che è andato al suo posto, commenta il sindaco Andrea Cereser. Era un immobile necessario per realizzare i parcheggi di pertinenza per le due nuove stazioni, quella ferroviaria e quella degli autobus TVO, parcheggi che inizialmente saranno a raso, ma con la possibilità di sviluppare una struttura multipiano. Per pareggiare l'acquisto è stata conferita la proprietà del 20% dell'attuale spazio fieristico, dopo che già il 40% era stato conferito a Confrutta e una porzione equivalente è stata utilizzata per divenire proprietari dell'ex cantina sociale, ora ribattezzata Cantina dei Talenti. In particolare Confrutta prevede un utilizzo come spazio espositivo con piccole manifestazioni distribuite nell'intero anno, ma anche come luogo per eventi sportivi, culturali, di formazione, sfruttando l'attuale superficie coperta di circa 3.000 metri quadrati con possibilità di estensione nel perimetro esterno, mentre Cantina dei Talenti si candida al ruolo di incubatore di innovazione, in particolare nel settore agroalimentare. Ascoltiamo ora l'intervista ad Annalisa Arduini. Oggi è venuta a trovarci in studio Annalisa Arduini, assessore al commercio e alle attività produttive del comune di San Michele al Tagliamento. Benvenuta Annalisa. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi volevo parlare delle iniziative che abbiamo, che stiamo portando avanti nel comune per cercare di allungare la stagione estiva. Abbiamo iniziato ad ottobre con una serie di eventi che si sono cadenzati tutti i fine settimana e rammento che in Piazzale Zeni c'è il Palamare, questa struttura che ospita gli eventi e che si contorna anche di eventi, e sono stati degli eventi che insomma hanno avuto un grande successo, e l'obiettivo che l'amministrazione si è posta con questa iniziativa, che rammento durerà fino chiaramente a tutte le festività estive, quindi terminerà il 6 gennaio, l'obiettivo è quello di cercare di allungare la stagione, perché il nostro comune è un comune turistico, quindi vive questa dicotomia ogni anno in cui Bibione esplode d'estate e d'inverno implode, ma ovviamente queste sono cose che si ripercuotono sull'economia evidentemente del territorio. L'obiettivo di allungare la stagione è un obiettivo che vuole dare chiaramente delle risposte ai nostri cittadini che lavorano nella località balneare evidentemente, e anche a tutte le attività produttive e commerciali che esistono nel territorio, perché se si potesse arrivare dai 4, 5, 6 mesi ad allungare, a farne 7, 8, cambierebbe veramente la vita per tutti, perché sappiamo benissimo quali sono le problematiche sociali, e lavorative e economiche anche degli imprenditori. Quindi dicevo, questa serie di iniziative che vedono ogni fine settimana qualcosa, con in particolare a partire dall'8 dicembre con l'accensione dell'albero e tutta una serie di iniziative che vi invito a visionare sul sito del comune, si vuole dare una risposta insomma a tutte queste esigenze che sentiamo provenire dal territorio, e dare una risposta anche all'imprenditoria del nostro territorio, a tutte le attività che devono far girare in qualche modo l'economia per far star bene tutto il nostro comune. Grazie mille Annalisa. Grazie. Grazie, buona serata.
Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che Nos TV è disponibile su Facebook, Instagram, YouTube e su i13 TV, disponibile al tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ringraziamo per averci seguiti. Arrivederci.